la legalità fa vincere. Io ricordo sempre, dico sempre, quando siamo arrivati noi la squadra era stata retrocessa in promozione ed è stata ripescata e con la legalità è arrivata in Serie D. E questo è un esempio positivo e identificabile per tutti i ragazzi del quartiere. Attenendosi alla legalità si possono raggiungere dei risultati sempre più positivi rispetto al resto. Con lo sport si vince sempre, il messaggio è forte e chiaro sul campo di calcio del Monte Spaccato, premiato anche dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha incontrato i ragazzi del programma Talento e Tenacia. Un compito non facile, portare sport e legalità in una borgata come questa. Negli ultimi mesi c'è stata una risposta corale di una comunità che ha riscoperto l'orgoglio di non essere stigmatizzata come un quartiere mafioso. La recente confisca del centro sportivo è stato un altro colpo inferto alla famiglia Gambacurta, che qui a Monte Spaccato insieme alla famiglia Sgambati si dividevano gli affari illeciti del quartiere. Usura, spaccio, estorsione. Secondo gli investigatori, Gambacurta operavano come un vero e proprio clan mafioso. La particolarità di questi clan è la ricerca del consenso sociale. Gestire una società di calcio o un'attività sportiva significa avere rapporti con il municipio, significa avere rapporti con gli imprenditori della zona, con i cittadini. Non solo in campo, i ragazzi di Talento e Tenacia vincono anche fuori. Si affermano in un quartiere difficile che fa i conti con un alto tasso di disoccupazione che secondo l'Istat supera il 12% ed è fra le zone di Roma con la più alta percentuale di residenti, con al massimo la terza media, più del 30%. I primi anni facevamo spesso attività di ricreative per delle donne vittime di violenza con i loro bambini. Un anno personalmente ho lavorato in una palestra per sordociechi, quindi le attività sono molteplici che non, diciamo, non si fermano al quartiere, quindi questo è veramente bello. Se non si prova mai a fare qualcosa per il prossimo, non si può capire l'emozione che può scatenare, no? Questo tipo di attività. Tra le cose che